Venerdì 18 settembre il presidente di EBT, Paolo Pininfarina, ha presentato Exclusive Brands Torino al China Corporate United Pavilion a Expo Milano 2015, il padiglione cinese dedicato alle imprese. Un'occasione importante per incontrare alcuni delegati del mondo istituzionale e imprenditoriale cinese, che rappresenta oggi uno dei più grandi e dinamici mercati mondiali. Noi siamo una rete relativamente giovane perché ha 4 anni la rete, però se uno somma gli anni di vita delle nostre aziende sono migliaia, quindi portiamo la tradizione, il made in Italy, la qualità del nostro territorio e anche la nostra vocazione all'innovazione. Il network di imprese di alta gamma, promosso nel 2011 dall'Unione Industriale di Torino, con il contributo della Camera di Commercio di Torino ed il sostegno del CEI Piemonte, ha infatti l'obiettivo di offrire un supporto mirato per lo sviluppo e l'internazionalizzazione dei prodotti e marchi d'eccellenza. È un evento molto efficace per aver creato questo incontro tra due realtà imprenditoriali. La Cina è un mercato target per noi, diciamo per tutto il mondo oramai, e sicuramente delle aziende eccellenti del nostro territorio che hanno una tradizione nel lusso di alta gamma hanno nella Cina un mercato di sbocco potenziale molto alto. Abbiamo scelto di essere insieme alla regione qui nel padiglione imprese per diffondere un messaggio di promozione business e turistica, per cui le eccellenze che il presidente Pininfarina ha presentato per noi sono veramente importantissime perché fanno parte di quel patrimonio che noi vogliamo trasformare in una destinazione turistica. Più del 60% del nostro fatturato complessivo di tutta la rete è fatto dall'export e quindi partecipare di persona con i propri prodotti, quindi far anche assaggiare quello che è il gusto italiano, torinese, piemontese agli stranieri, oggi siamo in Cina, tra virgolette, è fondamentale. Solo così, solo facendogli toccare con mano la nostra qualità, c'è la possibilità di aprire delle nuove strade commerciali.